Il reato di false fatturazioni è previsto e punito dall'articolo 2 del disegno legislativo numero 74 del 2000. Il primo comma recita: è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative alle dette imposte elementi passivi fittizi. Prosegue poi il secondo comma, il quale recita: il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrate nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti al fine di provare nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La dichiarazione con cui si commette la frode fiscale si basa su una documentazione fasulla, falsa e fittizia, che fornisce una falsa rappresentazione contabile della situazione fiscale del contribuente e compromette l'interesse del fisco alla percezione delle imposte. Alla mancata emissione di fattura o nel caso di falsa fatturazione, l'autore del fatto è esposto a una serie di sanzioni che possono comprendere una condanna penale. Per fortuna non è sempre così. Ci sono dei 3 casi giurisprudenziali, ce ne sono in realtà moltissimi, ma oggi vi parlo dei 3 più importanti casi giurisprudenziali che ti potranno portare ad assoluzione. Inizio con il primo caso, in cui vi parlo di un caso riguardante di una sentenza della Cassazione, e più precisamente la 30.159 del 15 giugno del 2017. È intervenuta in tema di reato per fatture per operazioni inesistenti, dichiarando che qualora il contribuente provveda al pagamento delle fatture false o alla loro registrazione in contabilità, tali elementi dovranno essere tenuti conto dal giudice penale, che dovrà escludere una condanna per il reato di emissione di false fatture. Quindi ci saranno soltanto sanzioni pecuniarie, ma non ci saranno appunto sanzioni riguardanti l'arresto e la reclusione. Secondo caso di cui voglio parlarti, altrettanto importante, se non ancora più importante, riguarda la sentenza 50.628 del 3 dicembre del 2014. Tale sentenza ha ristretto l'ambito di applicazione del reato penalmente rilevante alle sole ipotesi di consegna dei documenti fiscali falsi. L'intervento legislativo avvenuto il 10 marzo con il decreto legislativo numero 74 nel 2000, con il quale il legislatore ha provveduto alla riforma del sistema tributario, ha avuto l'intento di ridefinire l'apparato sanzionatorio lungo una linea direttrice orientata alla semplificazione e alla risoluzione dell'intervento penale, non perdendo però mai di vista l'obiettivo fondamentale, peraltro confermato dalla relazione governativa, di tutelare energicamente gli interessi dell'erario. Il decreto della riforma non ha però fornito una definizione specifica del concetto di fattura, anche perché almeno apparentemente non sembrano sussistere particolari difficoltà nel definire la fattura stessa. Riguardante tale nozione, bisogna riferirsi al DPR numero 633 del 1972, nel suo articolo 21, dove troviamo la definizione e l'interpretazione che dobbiamo dare alla fattura. Ragionamento che sta dietro a tale sentenza è che condizio sine qua non, cioè condizione senza la quale il ragionamento non tiene, è che si tratti nel senso documentale di fattura, alla stregua di quanto richiede il DPR 633 del 1972. Orbene, analizzando i riflessi di tale asserzione nel campo penale tributario, lo sfugge all'interprete come il decreto legislativo numero 74 del 2000, nel suo articolo 8, è una norma che incrimina la falsità ideologica e quella materiale della fattura e punisce con espressione univoca chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ne discende da tutto ciò che la condotta vietata omettere o rilasciare dunque va riferita al documento fattura, come qualificato dal decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 nel suo articolo 21. Terza ipotesi di assoluzione di cui voglio parlarti oggi per emissione di false fatture
È possibile rinvenirla in una pronuncia giurisprudenziale, sempre della Cassazione, avvenuta con sentenza 25.552 del 10 giugno 2019. Cosa dice tale sentenza? La Cassazione ha esercitato la sua funzione nomofilattica con forza in accoglimento di un ricorso presentato da un manager che era stato condannato per bancarotta fraudolenta. Quindi stiamo parlando di un caso molto importante. I giudici della Cassazione hanno affermato che l'imprenditore non può essere condannato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nei casi in cui la fattura sia disconosciuta dall'amministrazione della società utilizzatrice.